Produce legumi e cereali, nasce come tante storie del nostro territorio in un piccolo capannone. Nel 98 abbiamo cominciato a viaggiare in diversi continenti, in diverse parti del mondo, per vedere in un primo momento le produzioni, per parlare con gli agricoltori e per incominciare a produrre in determinate aree del mondo, dalla Cina, poi siamo passati all'Etiopia, all'Argentina e all'Egitto. In questo momento esportiamo in 45 paesi, servendo i maggiori retailer internazionali e anche, per quanto riguarda la divisione industriale, le grandi industrie conserviere italiane e internazionali. Direi che il rapporto con gli agricoltori è molto simile nelle varie parti del mondo. L'agricoltore generalmente ha una propria etica, ha una propria filosofia, ha un proprio modo di pensare che è molto simile sia che tu possa parlare con un agricoltore cinese che ha la possibilità di avere magari un ettaro di terreno o con un grande agricoltore argentino che può avere 20 o 30 mila ettari di terreno. L'approccio è di andare e di cercare di parlare con le persone e di capire i bisogni di quel territorio. È logico che è molto diverso l'approccio se tu sei in Africa, per cui hai bisogno anche di una situazione, di una collaborazione con le grandi onlus o con le grandi organizzazioni no profit che ci sono nel mondo. Mi riferisco per esempio alla nostra collaborazione che ormai dura da 10 anni con la fondazione di Bill e Melinda Gates, in certi altri casi con Save the Children, per cui stiamo molto attenti a tutto quello che può essere una situazione di sviluppo economico di una certa area, ma portando non solamente le sementi, ma portando anche quello che veramente il territorio ha bisogno, che può essere una scuola piuttosto che un centro medico o qualsiasi altra cosa, insomma. Noi forniamo il nostro know-how, le sementi per le nostre produzioni e seguiamo anche con loro, assieme a loro, le produzioni stesse. Abbiamo il controllo completo della filiera. Noi partiamo dalla selezione del seme, forniamo all'agricoltore il seme, fino poi al controllo in campo con i nostri agronomi, fino ad arrivare al finale della produzione. In certi casi le nostre produzioni sono anche organiche, per cui biologiche, in tutti i casi sono 100% no OGM. In Italia lo sviluppo può essere sicuramente nelle varie origini, nei vari territori, con prodotti di alta qualità. L'agricoltura in Italia si può fare, si deve fare ad alto livello.